Sono Alessio Tavecchio e ho un importante progetto del quale vi voglio parlare. La realizzazione a Monza di un centro polifunzionale integrato di accoglienza, formazione e sport per persone disabili, per quelle persone che hanno vissuto un radicale cambiamento di vita e hanno bisogno di reimpostare il proprio futuro. Il centro sarà un anello di collegamento tra l'ospedale e il ritorno dignitoso alla vita. Di che cosa avrà quindi bisogno una persona per poter reinventare il proprio futuro? Avrà bisogno di sostegno per il corpo, per la mente e ritrovare una propria autonomia anche in campo lavorativo. Il centro sarà strutturato su tre cardini principali. Per il corpo, offrendo una serie di servizi riabilitativi personalizzati e qualificati e attraverso la pratica dello sport, usando le nostre piscine, palestre, saune e tutta quell'area fitness e medicina naturale che possono contribuire a un miglior benessere fisico. Per la mente, attraverso un sostegno psicologico che verrà offerto non solamente alla persona che ha vissuto il trauma, ma anche ai suoi familiari, ai suoi amici. Questo perché tante volte, in un cambiamento di vita così traumatico, viene proprio a mancare la voglia di vivere. E allora questo sostegno così allargato potrà far ritrovare quell'unione che davvero fa la forza. E il terzo punto, il terzo cardine, è quello dell'autonomia del mondo lavorativo. Attraverso una serie di corsi di creatività e di formazione che spazieranno dall'informatica, dall'arte, dall'artigianato, alla musica, per cercare di stimolare la persona a riscoprire i propri talenti, per riscoprire le proprie potenzialità anche in obiettivo di un nuovo lavoro rispetto a quello che si faceva prima. La caratteristica principale di questo centro è che vuole essere aperto a tutti. Non vogliamo fare distinzioni tra persone disabili e persone normodotate, ma vogliamo guardare la persona come un essere umano nella sua unicità. Ecco perché presso il centro tutte le attività e i corsi di formazione saranno modellati attorno alle proprie esigenze, alle esigenze personali. Chi si rivolgerà al centro quindi potrà praticare dallo sport a tutte le attività culturali e formative del centro, ma anche addirittura di sperimentare per le persone disabili una vita indipendente presso gli appartamenti adattati. Ecco perché tutte queste attività saranno integrate in un'unica struttura per diventare un punto di riferimento, un centro completo, un centro unico in Italia. Vi chiederete il perché di questo mio impegno per un progetto così grande. Nel 1993, all'età di 23 anni, ho avuto un banale quanto grave incidente motociclistico. A 50 all'ora sono caduto in una buca per lavori in corso non segnalati. Un coma tra la vita e la morte, il risveglio e una sentenza. Sentirsi dire all'età di 23 anni che è finita, che non camminerò mai più per tutta la mia vita, sarò su una sedia a rotelle, è stato qualcosa di grandissimo, quasi inaccettabile. Sono sprofondato in un buio profondo, ma più sprofondavo e più mi sembrava sempre di essere arrivato alla fine, là, in quell'angolo oscuro, ho scoperto una luce così grande, così potente, che ha trasformato la disperazione in gioia traboccante, in grandissima speranza. Una speranza che mi ha permesso di scegliere anche di credere in una guarigione, nella possibilità di tornare a camminare. Ecco perché mi sono trovato di fronte a una scelta importante davanti alla sedia a rotelle, quello di vivere l'esperienza oppure di subirla. Ho voluto scegliere di vivere questa esperienza, cercando di inventarmi qualsiasi cosa, dal pensiero positivo, coltivando la fede, cercando di credere sempre di più in questa guarigione, nella possibilità di tornare a camminare. E questa è stata la mia arma vincente, perché mi ha permesso di riscoprire tutte le mie potenzialità e tirar fuori tutta quella forza che era già dentro di me. L'elemento importante che mi ha permesso di mettere in pratica tutto questo cambiamento nuovo, teorico di vita, è stato lo sport. Ho iniziato a nuotare, o meglio a galleggiare, e piano piano mi sono ritrovato nel 1996 a partecipare alle Paralimpiadi di Atlanta, partecipando a due finali di nuoto, 100 rana e 50 delfino. È stata un'esperienza importante, incredibile, gratificante,
perché aver difeso i colori azzurri in un'Olimpiade è stato praticamente quasi un sogno. Ecco perché penso che lo sport sia quel mezzo che ciascuno di noi deve praticare per poter apprezzare ancora di più il valore della vita. Ho voluto quindi raccontare questa mia esperienza, dal coma, da quello che ho visto nel coma, fino alle Olimpiadi, in un libro che ha venduto più di 45.000 copie ad oggi, cronaca di una guarigione impossibile, che ironicamente vuole essere proprio possibile, che vuole riscoprire quelle potenzialità dentro di noi per tirarle fuori e viverle appieno. È per questo motivo che mi rendo sempre più conto che dare un senso alle esperienze che viviamo nella vita e metterci amore ed entusiasmo in quello che facciamo diventa una delle cose più gratificanti della nostra esistenza ed è anche l'augurio che faccio a ciascuno di voi. La fondazione che porta il mio nome è stata costituita nel 1998 ed è stata riconosciuta con decreto ministeriale nell'anno 2000. L'obiettivo principale della fondazione è quello della realizzazione del centro, ma nell'attesa dei tempi tecnici per conseguire questo obiettivo, la fondazione si è impegnata anche in altre attività. Una di queste attività è nell'ambito della prevenzione stradale. Ho cominciato quasi per caso a raccontare del mio incidente ai ragazzi delle scuole e piano piano nel tempo, grazie anche all'apporto professionale che mi ha donato l'Automobile Club e a Cinnova, mi ha permesso di trasformare questa testimonianza in un progetto, il progetto Vita, un progetto di educazione stradale che mira alla consapevolezza. Sono convinto che un ragazzo più è consapevole del valore della propria vita e della propria salute, automaticamente alla guida diventerà più prudente e rispettoso verso le leggi. È per questo che il progetto Vita, un progetto della Fondazione, è stato riconosciuto dalla Comunità Europea e siamo diventati firmatari della Carta per la Sicurezza Stradale a livello europeo. I più importanti centri e servizi amministrativi della Regione Lombardia hanno firmato un protocollo d'intesa con la Fondazione per divulgare e promuovere il progetto Vita in tutte le scuole medie e superiori. L'altra attività della Fondazione è quella dei trasporti di persone disabili e persone anziane. Grazie a un parco macchine di 6 automezzi e di più di 20 volontari che la Fondazione dispone, possiamo soddisfare a più di 150 richieste mensili di trasporti. Per la realizzazione di questo importantissimo progetto ho bisogno anche del tuo aiuto. Anche un solo euro sarà importantissimo per raggiungere l'obiettivo. Perché ti chiedo questo? Semplicissimo. Perché sono un tipo in gamba. Il Comune di Monza ha concesso un terreno di 16.000 metri quadri per la realizzazione di questo progetto e già numerose aziende partecipano attivamente alla realizzazione. Anche tu hai la possibilità di partecipare, non mancare.